Eccoci con Enrico Saggiomo della Boys Pianurese. Mister, una sconfitta pesante soprattutto perché vi allontana notevolmente dalla zona playoff. Questo è vero, il risultato, si accetta il risultato del campo perché è così, l'Ischia ha dimostrato tutto il suo valore, però i miei ragazzi non hanno nulla da rimproverargli, hanno fatto la loro brava partita. Qualcuno non stava in buone condizioni, ma avendo registrato un paio di assenze in settimana, quindi abbiamo dovuto fare di necessaria virtù. È vero, la domanda che le ha fatte ci allontana dalla zona playoff, però adesso è la prima di ritorno. Ci sono ancora 15 partite, la società ha messo un premio speciale ai ragazzi per motivarli, far sì che possano vincere 10 partite nel ritorno. È una scommessa che abbiamo messo. La sconfitta di oggi ci mortifica perché quando si perde uno è sempre mortificato, però si poteva mettere anche in preventiva perché l'Ischia è una signora squadra, anzi se avesse avuto una partenza un po' migliore forse oggi sarebbe una posizione diversa di classifica. Non è stata una partita che ci condanna, ripeto, ma non ci abbatte, continuiamo nel nostro campionato sperando di raggiungere una posizione quando migliore possibile perché la società ci tiene e noi facciamo tutto il possibile per poter accontentare la società. Ai ragazzi non ho nulla da rimproverare, cioè, si è perso, si poteva anche pareggiare, ma si accetta il risultato del campo e si va a casa. Ecco, la chiave della partita forse è stata un po' l'incapacità della Boys Pianurese di creare occasioni potenzialmente pericolose. Per dire la verità, la prima mezz'ora c'è stata una superiorità territoriale dell'Ischia, però le occasioni più incisive le abbiamo avute noi, non le abbiamo due o tre ripartenze fuori dall'area che non siamo state concrete, ma questo è un motivo che ci accompagna dalla prima, proprio con l'Ischia all'andata, dove 5-6 volte arrivamo in porta e non segniamo. Poi dopo il gol è chiaro che c'era il fuorigioco, non c'era dalla panchina, non lo posso ammettere, però quel gol ha cambiato la partita, in quanto l'Ischia su quello poi ha costruito la partita, difendeva, ripartiva, ha delle buonissime individualità per poterlo fare. Noi abbiamo fatto quelle che erano nei nostri mezzi e quelle che l'Ischia ci ha consentito, che poi si è chiusa bene, ci ha chiuso un po' gli spazi, quindi non ho nulla da rimproverare, ripeto, ma la chiave della partita è stato il gol. Avessimo resistito altri 10 minuti, forse secondo me sarebbe stata un'altra partita, che era l'Ischia che doveva aumentare il ritmo e quindi si poteva vedere un'altra partita. Comunque il risultato si accetta e si procede. Ah, benissimo, grazie mille mister Saggiomo. Che l'Ischia possa tornare presto ai livelli che le competono. Insomma, 3 anni fa vedevo Ischia Foggia qua per Tele Ischia, insomma si gioca con la Boys.